Nell'incontro istituzionale fortemente voluto dalla consigliera regionale Simona Cardinali, alla quale hanno partecipato Silvio Liberatore, dirigente del Servizio Emergenze della Protezione Civile della Regione Abruzzo, Antonella De Felice, pure della Protezione Civile regionale che si occupa di assistenza alla popolazione per sisma e Covid, e la presidente dell'Ater di Teramo, Maria Ceci, che ha illustrato la situazione di tutte le abitazioni acquistate dalla Regione per fronteggiare l'emergenza post-sisma e confluite nel patrimonio dell'Ater. Ci sono diversi alloggi destinati al sisma, okay, all'emergenza sisma, che sono inutilizzati, sono vuoti. Allora c'è la famiglia dell'edilizia pubblica normale, sociale, che chiede: ma perché, consigliere, ci sono questi appartamenti vuoti e noi non possiamo accedere? Quindi non è facile sempre spiegare la situazione. Per cui adesso, con questa operazione, la Protezione Civile, abbiamo convenuto insieme all'Ater di sollecitare i sindaci, ma non perché i sindaci siano fermi, per dare un segnale più forte. Stiamo studiando insieme all'Ater la legge nazionale che ha destinato gli alloggi per l'emergenza sismica, e nel caso non sia automatico il ripristino, ho già attenzionato i parlamentari della Lega, alla quale il tema è veramente caro, se ci sarà bisogno di un emendamento, di emendare la legge nazionale, loro sono a disposizione. Gli alloggi in questione per la provincia di Teramo sono 170. Inizialmente era previsto che ospitassero solo inquilini di case popolari che nel sisma avevano riportato danni di tipo E. Poi c'è stata un'estensione agli inquilini danneggiati con esito B. A quanto risulta ad oggi, circa il 30% non è stato ancora assegnato dai comuni, gli enti ai quali spetta l'assegnazione. È emersa una chiara volontà proprio anche da parte di tutti noi, appunto di tutti i partecipanti al tavolo, di trovare delle soluzioni anche per occupazioni di questi alloggi diverse, per finalità diverse rispetto a quella che è l'iniziale destinazione d'uso. Perché dico questo? Perché nel frattempo sono venute meno anche sono modificate le esigenze del territorio, pertanto anche delle abitazioni potrebbero essere rimesse nella disponibilità anche per altri fini.